Ci troviamo nella sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli, che in questo momento ospita una mostra documentaria e non solo, dedicata al decennio francese, titolata La città della forza, della ragione e della fantasia. Il nostro archivio deve molto al decennio francese perché viene fondato come unificazione, inteso come unificazione degli antichi archivi napoletani per diventare il grande archivio, come noi archivisti ancora affettuosamente lo chiamiamo, il grande archivio di Napoli, una sorta di archivio centrale. E il decennio francese è un momento di grande mutamento. Voi pensate a quello che è stato nella storia una qualsiasi dinastia e come in un attimo, in un lampo, i grandi mutamenti siano avvenuti grazie a Giuseppe Bonaparte, a Gioacchino Murat e a Caroline Murat Bonaparte di nascita. Tra l'altro noi conserviamo i decreti originali delle leggi e i più antichi sono appunto firmati dai Napoleonidi, ma qui abbiamo pensato di raccogliere documenti che raccontassero in qualche modo le trasformazioni fisiche della città e non solo, quelle che sono stati gli interventi da parte dell'autorità che si sono visti, per fare uno fra i tanti esempi, su Posillipo. Voi pensate che a Posillipo ci si andava per mare perché non esisteva la strada che fu pensata e voluta dai Napoleonidi. Fu fatto il ponte della sanità, per andare a Capodimonte bisognava scendere in un vallone complicatissimo, per spostarsi la famiglia reale nel Settecento organizzava delle autentiche carovane addirittura. E qui abbiamo anche, per esempio, dei quadri, delle gouache, degli acquerelli che ci sono stati prestati da collezionisti napoletani che illustrano lo stato delle cose e le trasformazioni avvenute. Abbiamo documenti che mostrano anche l'importanza che si voleva dare alle cariche politiche, per esempio delle mostrine, dei bottoni d'oro che facevano parte delle divise della diplomazia napoletana che in quel momento riusciva a mostrare l'indipendenza, nonostante la presenza dell'imperatore Napoleone la sentissero in particolare proprio i re napoletani che in qualche modo venivano trattati da governatori e da viceré, ma che mostrarono comunque una forte resistenza alla volontà e ai bisogni dell'imperatore e della causa della Francia rispetto a quella dei paesi in qualche modo occupati. Ma ripeto, in questa mostra c'è la possibilità di vedere la trasformazione di Piazza del Plebiscito, all'epoca fu chiamata Foro Murat, con l'idea di farne un luogo di aggregazione con il colonnato finale, quello che oggi vediamo come chiesa di San Francesco di Paola, che aveva nelle intenzioni il destino di essere una specie di Pantheon che avrebbe glorificato il regno, o ancora gli stessi cavalli che voi vedete oggi, le due statue di Carlo e di Ferdinando IV, poi primo a cavallo, che sarebbero dovuti essere Napoleone e Gioacchino, poi la storia così è, una damnatio memoriae fu incominciata, si continuò con i Borbone a parlare di passata occupazione militare per non dare rango di re e di regno ai Napoleonidi. E ripeto, noi qui ci siamo arrivati più tardi perché la legge ci istituiva come luogo all'epoca di Gioacchino, siamo arrivati 170 anni fa in questo luogo che fu prima sede del secondo convegno internazionale degli scienziati e poi grande archivio, e raccogliamo qui, tra qui e la nostra sede sussidiaria, circa 70 chilometri di scaffalature che conservano la memoria del regno, della città, e siamo, questo veramente possiamo dirci con grande orgoglio, scrigno. Lo si dice spesso dei beni culturali, dei contenitori. Noi ci sentiamo davvero
lo scrigno di un tesoro della memoria, perché la ricchezza di un popolo è innanzitutto la propria memoria.